Al Teatro Bolognini lo spettacolo Gaber se fosse Gaber di Andrea Scanzi ha chiuso la settimana degli archivi della CGIL di Pistoia, iniziativa a carattere nazionale sul tema della sicurezza del lavoro, che sul territorio è stata dedicata alla tragica vicenda dell'amianto. Quella serata a Bolognini sono stati raccolti fondi da devolvere al Centro Documentazione Amianto e Malattie Correlate, intitolato a Marco Vettori, storico protagonista a Pistoia delle lotte per il riconoscimento dei diritti agli esposti all'amianto. Prima dello spettacolo si è osservato un minuto di silenzio per le vittime della strage nel mare di Lampedusa, dove centinaia di persone hanno perso la vita nell'incendio a bordo di una delle carrette della disperazione che solcano il Mediterraneo, trasportando migranti alla ricerca di una chance di vita, spesso verso un destino ancora peggiore di quello da cui tentano di fuggire. Come ha detto giustamente Papa Francesco oggi è la giornata del pianto, è la giornata del pianto anche per noi, è la giornata del cordoglio, è la giornata del ricordo delle tante persone, non le voglio definire corpi, che hanno perso la vita cercando e sfuggendo, cercando una vita migliore, sfuggendo dalla miseria, dalla persecuzione, dal dolore, ma credo che il pianto non basti, non basti più, non deve più bastare se non vogliamo essere corresponsabili di queste tante tragedie. Oggi deve essere anche il giorno della riflessione, soprattutto deve essere il giorno dell'azione e la politica deve rispondere. E il nostro Paese, pur attendendo le giuste misure che l'Europa deve mettere in campo per aiutare l'Italia a fronteggiare queste tragedie, ma l'Italia può dare una risposta politica iniziando da alcune misure, ad esempio abolendo il reato di clandestinità e ad esempio anche garantendo il diritto di cittadinanza a chi nasce sul territorio italiano. Lo spettacolo di Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, propone un viaggio nella vita e nella carriera con filmati e racconto di aneddoti di uno dei più noti e anomali artisti del mondo dello spettacolo italiano degli ultimi decenni. Prematuramente scomparso a 64 anni, Gaber è accomunato da morto alla sorte di altri artisti, controversi in vita, osannati dopo. È vero che ha cominciato a piacere a tutti dopo la scomparsa, e lo dico anche nello spettacolo, lo dico con aspetto critico perché Gaber non ha mai cercato di piacere a tutti, non ha mai inseguito il successo da parte di tutti, e invece è successo, lo hanno un po' santificato. Quando si parla di Gaber, soprattutto in TV, lo si racconta soprattutto per il Gaber televisivo, quello degli anni 60. Io credo che fosse molto bravo già nei 60 Gaber, però credo che Gaber sia diventato il vero Gaber dal 70 in poi, quando ha fatto teatro con Sandro Luporini, quando ha fatto gli spettacoli, quando ha abbandonato la TV e quando in ogni spettacolo scudisciava le coscienze degli italiani, fregandosene dell'applauso, fregandosene dei fischi e facendo quello che deve fare l'intellettuale, cioè dire quello che pensa e pazienza se qualcuno si arrabbia.